Ed ora siamo in collegamento con il biologo e ricercatore Samuele Venturini. Ben trovato, Samuele. Buonasera Paola e buonasera a tutti. Ti chiedo subito se è possibile spiegare quali possano essere le cause degli incendi che sono divampati in questi giorni nel sud Italia e in Grecia. Ogni anno, soprattutto nel periodo estivo e nelle aree tipo Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, purtroppo accadono numerosi incendi. Ma quali sono le cause? Beh, principalmente sono di due tipi: le cause naturali, che però sono irrisorie come percentuale, rappresentano all'incirca l'1% del totale degli incendi e dipendono soprattutto dai fulmini, dalle eruzioni vulcaniche, mentre l'autocombustione è un fenomeno estremamente raro. Viceversa, le cause invece artificiali sono per la stragrande maggioranza dei casi innescate appunto dall'uomo, sia indirettamente, quindi accidentali, scintille, mozziconi di sigaretta o altre attività antropiche, che purtroppo quelle intenzionali invece come attività, per esempio gli incendi dolosi scatenati dai piromani. E qui entra in gioco purtroppo l'ecomafia, ossia la criminalità organizzata o meno, piromani individuali o meno, che proprio appiccano incendi soprattutto in Sud Italia per motivi anche di lavoro o addirittura per regolamento di conti o per sfruttare meglio il suolo. E recentemente, ma questi sono articoli di cronaca, dopo gli incendi vengono creati impianti di energie rinnovabili. Insomma, c'è dietro anche un business del Green New Deal, appunto, dove vengono creati impianti eolici e fotovoltaici che, premetto e ricordo, che possono causare impatti non solo a livello ambientale, ma anche sulla fauna locale. A livello globale, però, gli incendi fortunatamente negli ultimi decenni stanno diminuendo come ettari e come espansione. Questi sono dati che ci arrivano proprio dalle osservazioni satellitari della NASA. Ecoansia è un neologismo subentrato recentemente, come abbiamo sentito, in ambito climatico. Quali sono le tue considerazioni? C'è qualcosa di fondato? In questi giorni, a mio parere, abbiamo assistito a una farsa tragicomica che però è molto grave perché si svia l'attenzione da quelli che sono i reali problemi, reati ambientali e inquinamento. Ma come possiamo riconoscere ciò che è scienza da ciò che invece è propaganda? Ebbene, vi mostro alcune caratteristiche utili appunto per questo discernimento. Innanzitutto viene fomentata la paura e l'ansia, appunto, finte ansie, perché in realtà un conto è avere preoccupazione del proprio ambiente. Un conto è avere un'ansia che appunto è fomentata dai media mainstream. E ancora vengono utilizzati personaggi, icone, immagini e frasi molto di impatto, soprattutto a livello emotivo, ma non sono argomentate da dati solidi. Pensiamo per esempio ai giovani o ai movimenti giovani, per esempio, che imbrattano ai monumenti o rovinano opere d'arte. Ebbene, questi in realtà non sono nati dal basso, ma vengono finanziati da altre multinazionali di cui non mi addentro. E inoltre abbiamo anche manipolazione dei dati, il famoso cherry picking, ossia vengono presi alcuni dati, manipolati anche a livello mediatico, solo per dare appunto appoggio a una certa narrazione. E poi abbiamo le famose frasi: non c'è tempo, c'è poco tempo, oppure il conto alla rovescia, no, di una certa soglia, piuttosto che come si dice, il punto di non ritorno. Insomma, sono queste tipiche situazioni da setta in realtà, e ogni volta che si avvicina il famoso, il fatidico punto di fine del mondo, in realtà si aumenta appunto il lasso temporale. Ma poi abbiamo queste procurate allarmi e anche queste situazioni appunto di agitazione per poter poi fare stati di emergenza e poter così attuare delle scelte, delle azioni politiche in realtà incoscienti, antiscientifiche, come la geoingegneria o la transizione energetica, e ancora imporre la censura, vietare quindi il confronto. La scienza è confronto, è dibattito sui vari dati, e addirittura si impongono etichette di complottista o negazionista, ma questo non è scientifico, e anzi, chi osa dire che la scienza sul clima è risolta o addirittura non serve un dibattito? Beh, sicuramente non è uno scienziato, è un idealista e non ha argomenti da confrontarsi, cioè è come se avesse paura. E poi vengono dati anche nomi ai cicloni, anticicloni e ondate di calore. Si ingigantiscono i singoli eventi per deviare la percezione, ma ripeto, la scienza è tutt'altra cosa. Concludiamo dicendo anche che non esiste nessuna era di ebollizione globale, così come non esiste un antropocene. In realtà sono tutti neologismi questi.
livello, diciamo, scientifico e paleoclimatologico, la temperatura globale è all'interno della media, della variabilità media del sistema Terra. Inoltre la natura è molto forte, si autoregola, si autorigenera e la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lei, così come l'essere umano non deve proteggere il pianeta, ma deve proteggere se stesso appunto da altri esseri umani. Ecco che la conoscenza qui è molto importante perché ci consente di agire e poi quindi di attuare delle politiche in realtà per adattarci, serve comunque la volontà per farlo. Grazie Samuele per la tua disamina, ti salutiamo. Grazie a voi. Il nostro telegiornale termina qui ed ora diamo uno sguardo insieme alle previsioni del tempo.